quando non c'è nessuno che... Il Marte è un museo che ha nei suoi principi costruttivi la capacità di dialogare con il paesaggio circostante. Non a caso in questa mostra abbiamo riscoperto la possibilità di luce naturale proveniente dai lucernai progettati per l'architettura. L'opera di Penone adimira anche un aspetto proprio arcaico, originario della scultura. Il tocco di una mano che afferra l'albero, percependone la crescita, i flussi. Però quest'albero continua a crescere, avvolto la mano. E allora fissare gli istanti di questo gesto originario significa tornare proprio sul processo stesso della scultura. Quindi questa traiettoria di una pittura che progressivamente esce dalla superficie del quadro, di una scultura che esce dal piedistallo e che sostanzialmente supera il limite della sala espositiva e che idealmente attraverso la mostra di Penone considera il museo un perimetro troppo stretto per contenere un'energia che non è soltanto quello della visibilità di un'opera nello spazio, ma che si affaccia al paesaggio, alla memoria, un ciclo naturale a cui l'uomo stesso appartiene. Tutto questo appunto segna il momento culminante di una traiettoria dell'arte come capacità di porsi e di superare continuamente i limiti.